Carissima Denise, che gioia che mi hai dato. Sono molto curiosa di assistere all'innesto della tua arte in questo mondo così inaspettato. Le Ming e Xiaodi sono felicissime che tu abbia accettato di venire fino a Taiwan a inaugurare il loro nuovo teatro sperimentale. È da mesi che ne parlavamo e ora finalmente accadrà. Penso al tuo teatro, che sa trasmettere la passione, l'intelligenza, l'ironia, la vitalità della tua anima brasiliana in forma sobria, essenziale ed esuberante al tempo stesso. Le scene quasi inesistenti, come nel teatro shakespeariano. Espressione mimica e verbale a dir poco dirompente. Penso al tuo teatro in questo paese dove i sentimenti si esprimono con grande pudore, mentre la loro rappresentazione simbolica è spesso estrema nel rumore, nel colore, nel costume. Ecco le due forme più antiche di spettacolo dopo quello della vita: il carnevale e la rappresentazione sacra. Qui è difficile stabilire confini netti fra le due. Certo, le architetture dei templi, i costumi degli officianti e le maschere si oppongono nettamente a tutto il grigio anonimo cemento che li attanaglia. Senza il suo teatro sacro, Taipei potrebbe essere una qualsiasi città di una qualsiasi parte del mondo. A dire il vero, appena arrivata non ho certo respirato aria d'Oriente. Finché ero ospite di Matt, il fidanzato americano di Paola, la cosa era anche ovvia, ma la situazione non è cambiata molto quando sono andata a vivere da Zhao Xiongping, una dei critici cinematografici più rinomati dell'isola. Si parlava cinese, ma non sembrava di essere in Cina. D'altra parte si sa, l'intelligenza è cosmopolita. Incredibilmente qui ancora si ricordano di me da quando 3 anni fa, ospite del Festival del Drago d'Oro, pronunciai qualche frase in cinese sul palco. Sono lusingata, però mi sono trovata nella stessa routine da rotocalchi a 7000 km di distanza. Non era quello che volevo. Io qui voglio essere spettatrice, assistere allo spettacolo brulicante della vita e della lotta per la sopravvivenza. Alla laboriosità frenetica che non si ferma nemmeno di notte. All'incredibile ritmo del formicaio che sfama 1000 bocche. La svolta è iniziata quando sono andata a vivere da sola nella periferia sud. Pioggia a parte, almeno qui si respira. Ho iniziato a frequentare assiduamente l'Istituto di Studi Taoisti presso il Tempio Jonangong. Vista da qui, la coltre di smog che avvolge Taipei fa veramente impressione. Qui si impara l'arte della rappresentazione sacra. Si impara a cantare, a suonare, a danzare, non solo per il pubblico umano, ma soprattutto per gli spettatori invisibili con i quali si intende comunicare. Ed i veicoli prediletti sono 3. Il fumo, il suono, il gesto. Il fumo, emblema della smaterializzazione, accompagna il trasferimento di beni di consumo da questo mondo a quello dei defunti, per i quali si bruciano montagne di finti soldi e persino, in occasione di particolari commemorazioni, casette dotate di ogni conforto. E anche questo diventa teatro. Per l'esattezza, visto che si svolgeva purtroppo in mezzo alla strada sotto la mia finestra, ti posso dire che una commemorazione funebre, un vero e proprio status symbol, dura in media 3 giorni. Gli officianti, nonostante l'abito, non sono in genere monaci.
sarò irrispettosa, ma per quello che mi riguarda, li avrei visti meglio al karaoke che con la tonaca addosso. Sipari di fumo sulle colline, per lo spettacolo dei vivi che fanno picnic con i morti. Qui la festa dei morti è a primavera. Si va a trovare i cari estinti, pranzo al sacco, approfittandone per ripulire la loro ultima dimora terrena. Mi sto facendo troppe domande, cara Denise, che vanno dritte al senso del nostro mestiere. Forse abbiamo dimenticato l'origine mistica e la sacralità di ogni gesto, del simbolo, dell'interpretazione. Nel movimento rituale è il riflesso di una sapienza ancestrale talmente antica che non ha quasi senso parlarne in termini di epoche e di culture. Ho visto uno sciamano, in jeans e occhiali, compiere passi già descritti in fonti del IV secolo avanti Cristo. Anticamente si credeva che fosse proprio il rito a creare l'armonia nell'equilibrio degli opposti. Per questo dialogano in ogni tempio il tamburo e la campana, per armonizzare est ed ovest, il suono del legno e quello del metallo. Però mi sa che non funziona mica tanto. Non c'è più molto equilibrio fra il rumoroso innalzarsi delle gabbie di metallo e cemento, la velocità delle macchine, il fragore delle armi e il lento e silenzioso crescere delle foreste. Boh, sto divagando a sproposito. Sbrigati ad arrivare, Denise. Ci sono troppi interrogativi che ho urgenza di dividere con te. Qual è il confine fra sacro e profano nella rappresentazione? Una volta mi hai detto che l'attore, per poter esprimere compiutamente la sua arte, deve essere posseduto dal Duenji, un demone in senso socratico. Qui la possessione da parte dello spirito che abita la portantina è una condizione imprescindibile per eseguire la danza sacra, anche se a volte quei dispettosi si intrufolano là dove non era previsto. Ma davvero questo aggiunge sacralità? È sufficiente entrare in contatto con un'altra dimensione. Bisogna trovare quella giusta. E che valore dovrebbe avere il costume? Quello di un paramento o quello di un look? Forse esagero. Ma nel raduno di Nantò mi ha colpito vedere danze dell'antichissimo retaggio sciamanico eseguite nelle divise della globalizzazione. E i fedeli, a seguito dei vari sciamani che indossavano berretti da baseball di colore diverso da un tempio all'altro. Come si misura l'autenticità di un attore immerso nel suo ruolo, con la distanza che lo separa dalla propria personalità per rivelare la propria persona in altre spoglie, o con la misura della presenza del daimon? E dove situare il confine fra arte e spettacolo? Forse non è neanche corretto porsi queste domande in termini generali, poiché non c'è parità fra i sessi, nemmeno nello spettacolo. Sei fortunata a non essere bella in senso classico. Così il tuo duenge ha conquistato il suo spazio e il tuo genio femminile incanta, mentre i nostri grandi e piccoli schermi si intasano di involucri. E così, cara Denise, poche risposte e tante domande. Se volevo chiarirmi le idee sulla cultura cinese, non so se sono capitata nel posto giusto. Qui l'offerta culturale
Dalle sue forme più dotte a quelle più popolari, dai testi antichi ai rituali moderni, è ricchissima, ma è tutto mescolato insieme. Anche al Festival di Matsu, dove si festeggia la divinità femminile più amata dell'isola, tutte le anime di Taiwan andavano a braccetto. Il folklore del carnevale, beh, quello è soprattutto per i bambini, in genere la sera. A notte alta si passa a riti esoterici e sacrificali. Per poi concludere alla nuova luce del giorno con una cerimonia rigidamente gerarchica in stile ufficiale. E così, mia carissima Denise, non aver paura se non sai parlare cinese. La tua gestualità sarà eloquente anche per un popolo così lontano, poiché il gesto è un linguaggio più antico di Babele. E non temere ciò che divide i popoli, perché questa gente apprezza la vita e non potrà che amare la tua vitalità. Questo è un popolo che accoglie ogni diversità in seno. Quella indigena degli Hakka, dei Miao e di altre etnie, quella dei cinesi, degli olandesi, dei giapponesi, degli americani, questa è un'isola capace di metabolizzare tutto. Ma forse per questo fatica a trovare un'identità riconoscibile all'estero. Il cinema è il più grande ambasciatore di questa fragile identità. E Hou Hsiao-hsien è il più grande ambasciatore del cinema taiwanese. La sua amicizia è uno dei tesori più preziosi che lascerò su quest'isola. Il Leone d'Oro a Venezia non l'ha cambiato. Lui e i suoi amici sono rimasti semplici e schietti come i ragazzi di Feng Wei, uno dei suoi primi straordinari film. Lo ritrovo modesto, penetrante e schivo, come lo conobbi anni fa. Forse perché qui solo un'elite ha compreso il valore del suo cinema. Per la maggioranza, qui come altrove, il cinema non è un'arte, ma un intrattenimento usa e getta. Nemo profeta in patria, si dice. Eppure, soprattutto per uno Stato riconosciuto ufficialmente solo dalla Santa Sede, un cinema che sappia attraversare i confini è vitale.